Ricordate che le cose più importanti da rispettare sono il vostro corpo, la terra su cui viviamo, e tutti coloro che la abitano. Considerate il vostro corpo come un dono super prezioso, trattatelo come un gioiello splendente e comportatevi come se possedeste qualcosa di veramente inestimabile. Mettere la terra al primo posto è una parte importante di questa missione, ed è lì che si trova il vostro vero valore. Parliamo ora del numero 12. È speciale e compare ovunque. Dai segni zodiacali alle case, il 12 è ovunque, e dà forma al nostro modo di intendere le cose. È come un codice segreto che è stato tramandato nella storia per aiutarci a collegare idee diverse. Pensate a come usiamo gli orologi e i calendari per tenere traccia del tempo, e vedrete come il 12 è proprio lì, a guidarci. Immaginate le vecchie storie di testi come la Bibbia che utilizzano spesso il numero 12. 12 porte, 12 tribù, 12 angeli. È come uno schema presente fin dall'inizio. E indovinate un po'? Si parla addirittura di un dodicesimo pianeta. Ma concentriamoci su di voi. Ci sono 12 chakra, 12 filamenti di DNA e 12 biblioteche che lavorano insieme per risvegliare un modo più grande di vedere le cose, tutto attraverso questo numero magico. Pensate a questi chakra come a sacche di energia in cui si svolgono le storie. Sono come piccole banche della memoria, ognuna collegata a una parte del vostro DNA. 7 di essi si trovano all'interno dell'organismo, a partire dalla base della colonna vertebrale e salendo verso l'alto. Poi ce ne sono altre 5 all'esterno, come il sole che irradia energia. Immaginate di poterli accendere con la luce, l'aria e i vostri pensieri, come stelle che illuminano il cielo notturno. Una volta risvegliati, la sfida è capire i messaggi che inviano al vostro DNA. Esplorate i chakra dentro di voi. Il primo contiene la chiave per capire chi siete e come sopravvivete. È come la base di un edificio, che vi aiuta a capire voi stessi. Il secondo riguarda l'essere creativi e sensuali, come l'arte e i sentimenti che prendono vita. Questi due chakra sono collegati ai due filamenti del DNA che tutti conosciamo. Identità, sopravvivenza, creatività e amore fanno parte della loro danza nel tempo. Il terzo chakra è come una sensazione viscerale che vi aiuta a trovare la vostra strada nella vita. Il quarto è il cuore, che vi collega a tutto ciò che vi circonda. È come un ponte di cura che vi aiuta a capire perché le cose accadono. Immaginate il quinto chakra nella gola. È quello che vi permette di dire la vostra verità. Il sesto, proprio al centro della fronte, apre la mente a nuove idee sorprendenti. Il settimo, in cima alla testa, vi collega a qualcosa di molto più grande. Immaginate che il vostro cervello riceva segnali da questo luogo speciale. Ma c'è di più. Un ottavo chakra si libra sopra di voi, collegandosi a cose che non potete vedere. Il nono è ancora più in alto e sorveglia la Terra da lontano. Il decimo si estende al nostro sistema solare, come un ponte verso luoghi lontani. L'undicesimo parla delle stelle che ci circondano e di come ci influenzano. La dodicesima va oltre la nostra galassia, aprendo le porte al resto dell'universo. Pensate a voi stessi come a una radio che trasmette un messaggio comprensibile a tutti. Ricordate che tutti questi centri energetici speciali sono dentro di voi. Potete percepire la loro energia, comprendere i loro messaggi e utilizzarli per acquisire conoscenze su voi stessi. Quando vi sintonizzerete su di essi, svelerete nuovi strati della vostra identità, come se steste assemblando un puzzle cosmico che rivela un'immagine straordinaria. Ogni giorno, prendetevi un momento per sentire i centri energetici del vostro corpo. Ascoltate i loro sussurri, onorate i loro messaggi e lasciate che vi guidino in un viaggio alla scoperta di voi stessi. Questi luoghi speciali possono dirvi qualcosa attraverso sensazioni delicate. Quando notate queste sensazioni, pensate al loro significato. Lasciate che queste sensazioni vi guidino in un viaggio per conoscere meglio voi stessi. Durante questa operazione, è consigliabile trovare un posto tranquillo dove sedersi o sdraiarsi comodamente. Chiudete gli occhi e fate alcuni respiri profondi. Immaginate una luce calda e incandescente al centro del vostro corpo.
Questa luce si collega ai vostri centri energetici, e, mentre vi concentrate su ciascuno di essi, notate le sensazioni o le emozioni che si manifestano. Potreste avvertire un leggero formicolio, calore o anche un senso di calma. Quando provate queste sensazioni, è come se il vostro corpo vi parlasse. Forse il cuore si sente leggero o lo stomaco un po' pesante. Si tratta di messaggi provenienti dai centri energetici del corpo, che vi parlano delle vostre emozioni e di come vi state comportando. Dopo aver trascorso un po' di tempo a esplorare queste sensazioni, fate qualche altro respiro profondo e aprite gli occhi. Potete tenere un diario per annotare ciò che avete provato e i pensieri che vi sono venuti in mente durante questo periodo. Con il tempo, comincerete a notare gli schemi e le connessioni tra le sensazioni, i pensieri e i centri energetici su cui vi siete concentrati. Ricordate che prendersi cura delle proprie sensazioni interne è come fare un regalo a se stessi. È un modo per imparare a conoscere i vostri pensieri e sentimenti, che vi aiuta a capire meglio voi stessi. E quando capirete meglio voi stessi, vedrete anche come vi inserite nel mondo che vi circonda. È come scoprire i pezzi di un puzzle che compongono il quadro generale di voi stessi e del vostro posto nell'universo. Continuando su questa strada, non solo scoprirete la bellezza interiore, ma contribuirete anche al vasto arazzo dell'esistenza. Lasciate che queste energie siano la vostra bussola, illuminando la strada verso una connessione più profonda con voi stessi e con il cosmo. Il vostro viaggio vi aspetta. Fate un passo nel regno sconfinato della scoperta e dell'espansione di voi stessi. Nutrendo il vostro paesaggio interiore, aprirete le porte a una comprensione più profonda di voi stessi e dell'universo che vi circonda. Quindi, abbracciate questo incredibile viaggio di scoperta dentro di voi. Immaginate che ogni passo sia lo sblocco di uno scrigno di saggezza su chi siete e su come vi inserite in questo straordinario universo. Proprio come un puzzle che si compone, state mettendo insieme la storia di voi stessi. Quindi continuate a esplorare, a imparare e a far risplendere la vostra luce unica in questo grande arazzo cosmico. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Aurora Rei, ambasciatrice della Federazione Galattica.